opposizioni hanno chiesto tutto insieme che il governo venga a riferire in aula sulla posizione che ha preso su Gaza, anche perché dopo l'incomprensibile astensione alla risoluzione sul cessato il fuoco all'Assemblea Generale dell'ONU, noi abbiamo chiesto che venga a riferire qual è la sua posizione. Nel frattempo il numero dei morti e dei feriti è aumentato, nel frattempo ci sono degli sviluppi, sappiamo che noi abbiamo due fregate nel Mediterraneo, una avanti a Gaza e una davanti a Cipro. Ecco, vorremmo capire quella davanti a Gaza qual è il termine di ingaggio, no? Perché a un certo punto il ministro Crosetto ha detto è per fare un ospedale da campo a Gaza, ma allora come funziona? Con chi tratta per fare l'ospedale da campo? Perché oggi c'è Hamas e mi sembra abbastanza contraddittorio trattare quando poi si dice che Hamas deve essere distrutta. Quindi questo, ma non solo, Biden ha detto che non se ne parla di pensare all'ipotesi che Israele controllerà la sicurezza a Gaza e invece Netanyahu dice che sarà questo l'unico scenario possibile. E l'Italia? L'Italia dove si colloca? L'Italia che ha ricevuto anche prima del 7 ottobre, insomma recentemente, Netanyahu qui con tutti gli onori quando il padre era contestato e per arrivare all'aeroporto ha dovuto prendere l'elicottero, vorrei capire l'Italia da che parte sta, ma appunto la Presidente del Consiglio lo deve dire in Parlamento, ce lo deve spiegare quello che sta facendo. Qual è la posizione dell'Italia? Perché questa è un'ambiguità insopportabile, visto quello che accade, tutto quello che si sta sviluppando, qual è il pensiero per il dopoguerra a Gaza? Come si raggiunge due popoli e due stati? C'è un'idea il governo di quello che sta da fare o continuerà ancora a nascondersi, a trovare scuse per non venire in aula? C'è un'altra Italia, quella della cooperazione, delle persone che sono state per più di tre settimane a Gaza sotto i bombardamenti, hanno portato delle testimonianze precise, molto dure. Sì, oggi qui alla Camera alcune ONG che lavorano a Gaza sono venute con persone che sono appena uscite dalla striscia di Gaza a dire quello che accade lì, e quello che accade lì è veramente terrificante, perché quando si uccide più di 10.000 civili è un'azione indiscriminata, e questo è contrario al diritto internazionale e al diritto umanitario internazionale. Così come lo è chiedere l'evacuazione forzata, no? Cioè costringere le persone ad andarsene, chiedere agli ospedali di chiudere i battenti quando ci sono persone che non possono farlo. Allora tutto questo è di immensa gravità, e di tutto questo che cosa pensano i nostri governanti? Perché gli esperti di diritto parlano chiaro, queste sono violazioni del diritto umanitario e sono crimini. Quindi anche di questo sarebbe importante discutere in Parlamento. Perché noi come Paese non chiediamo l'immediato cessate il fuoco? Questa è la prima cosa. Basta con le armi, bisogna far lavorare la politica. E far lavorare la politica vuol dire cessate il fuoco, immediato rilascio degli ostaggi, conferenza internazionale di pace, nella quale si va a valorizzare le figure israeliane e palestinesi che hanno sempre lavorato per questo, contro l'occupazione illegale della Cisgiordania, e trovare una soluzione per il futuro. Ecco, di tutto questo non si è sentito parlare dalle parti del governo.